Sono oltre 300 i profughi ucraini arrivati nel territorio della provincia di Arezzo, la maggior parte di loro accolti da amici e parenti. Sì, ad oggi da noi sono accolte 330 persone provenienti dall'Ucraina e per la maggior parte sono ancora accolti presso amici e parenti, quindi parliamo di un'accoglienza di prossimità. Nei CAS sono 36, i CAS, ricordiamolo, sono i centri di accoglienza straordinari gestiti dalla prefettura. La metà delle presenze sono bambini, quindi parliamo di nuclei familiari con bambini, composti prevalentemente da madri con bambini. E allo stesso modo la metà delle presenze nei CAS è data da bambini. E siamo pronti anche con l'accoglienza presso le strutture alberghiere laddove si ritenesse necessario e si rivelasse necessario, perché è chiaro che con i numeri che abbiamo attualmente riusciamo a gestirla senza passare diciamo in via preventiva negli alberghi, perché riusciamo a trovare la disponibilità alloggiativa necessaria per poterli ospitare. Laddove i numeri dovessero aumentare, siamo pronti ad un'accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere per poi poter ottenere e recuperare sul territorio quelle che sono situazioni alloggiative idonee e quindi trasferirle poi nei CAS. Non è prevista per il momento l'accoglienza presso famiglie, a meno che non ci sia un rapporto pregresso di amicizia o di parentela. Teniamo questa disponibilità. Laddove fosse necessario, ripeto, rispetto sempre ai numeri, si valuterà anche questo. Per il momento, conferma il prefetto di Arezzo, il sistema dell'accoglienza regge, ma c'è una raccomandazione: segnalare la presenza di queste persone alle autorità, non solo per ragioni politiche di accoglienza, ma anche e soprattutto sanitarie. Viviamo ancora in un momento di pandemia, ci sono ancora dei contagi e poi soprattutto chi proviene dall'Ucraina ha una copertura vaccinale molto bassa. E non solo per questo motivo, ma anche perché loro hanno anche una profilassi vaccinale che è diversa dalla nostra e quindi anche per altre malattie che da noi sono state anche debellate, c'è una copertura vaccinale bassa, quindi è importante affrontare questo percorso di conoscenza, di consapevolezza, ma soprattutto di affrontarlo in maniera scientifica con la giusta profilassi. Circa 20 i bambini e i ragazzi accolti nelle scuole aretine, altri sono in via di inserimento una volta terminato l'iter vaccinale e l'attivazione dei mediatori culturali. Sono all'incirca una ventina i bambini che sono già accolti nelle scuole, insomma laddove è possibile si cerca di tenerli anche nella stessa classe in modo da favorire sia l'integrazione sia eliminare quello che può essere un iniziale gap dovuto alla mancata conoscenza della lingua e anche per evitare che ci siano stravolgimenti ulteriori rispetto a quelli che hanno già patito per lasciare il loro paese.